Ragazzuoli cari, benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Oggi siamo qui insieme per portare un video a tema My Hero Academia e parleremo, per la precisione, di Present Meek. Lo so, non è un personaggio molto considerato, ma c'è molto da dire, attenzione, molti sottovalutano questo insegnante o comunque personaggio secondario, che vi ricordo ha scoperto che c'è una spia. Prima di iniziare però mi prendo qualche secondo, ragazzi, perché voglio consigliarvi assolutamente un sito, parliamo di playgamesitalia.com. Link in descrizione, mi raccomando, se vi interessano news sui videogiochi, recensioni veramente ben fatte e soprattutto veramente molto varie in confronto alle altre che trovate in giro. Recensioni anche su manga, e come vedete qui vi sto passando quello di Goblin Slayer, fumetti, film o serie TV. Insomma ragazzi, è un sito completamente italiano, veramente interessante, e ve lo consiglio veramente perché spacca come sito. Non so, magari volete acquistare Sekiro o The Division 2, io insomma vi consiglio di andare a leggere qualcosa da questo sito. Niente ragazzi, detto questo, vi ricordo anche che in descrizione trovate i link per i miei social, ma anche per il server Discord, e adesso iniziamo! Hizashi Yamada, questo il nome di Present Meek, nacque già con il suo quirk. Infatti appena nato danneggiò le orecchie dei suoi genitori e del medico che aiutò appunto a partorire. Durante i suoi anni dell'adolescenza sappiamo solamente alcune cose, come ad esempio che Hizashi ha frequentato la UA e era in classe con Aizawa. Sappiamo anche che proprio lui ha scelto il nome da eroe per Shota, che non era in grado di decidere, e quindi Aizawa è stato chiamato Eraserhead proprio da lui. Sempre grazie al fatto che, insomma, guardando una persona che ha un quirk riesce a cancellarglielo, quindi testa che cancella, ecco. La prima volta invece che vediamo Present Meek all'interno dell'anime, lo vediamo all'interno della UA School, a presentare e spiegare le regole ai candidati dell'esame di ammissione alla scuola. Il primo impatto che dà agli studenti, ma credo anche allo spettatore, è il fatto di essere così energico e coinvolgere durante la spiegazione. Ma comunque, dopo l'esame pratico, vediamo anche che non è solamente un egocentrico, soprattutto quando viene raggiunto da Uraraka, che cerca di parlare con lui, negoziando i suoi punti per favorire l'ingresso di Izuku Midori all'interno della scuola, visto che è riuscito a salvarla durante la pratica. E Meek a questo punto spiega che non ha bisogno dei punti di Uraraka, perché ne ha ottenuti ancora di più salvando la ragazza. Come sappiamo, Present Meek è la radio dell'Accademia, in più presenta tutti quanti i festival all'interno di quest'ultima. Ma non è da sottovalutare comunque, anche se sembra un giocherellone, perché egli stesso, quando la UA nella prima stagione, diciamo così, è stata invasa dalla Lega dei Villain, ha usato il suo quirk per salvare Tokoyami e Koda. Quirk veramente molto interessante, e ne andremo a parlare proprio adesso. Il quirk di Present Meek si chiama Voice. Sì, so che è molto semplice, ma lasciatemi finire. In sostanza, questo quirk consente a Meek di aumentare il volume della sua voce, dandogli la possibilità di creare suoni acuti in modo da stordire le persone che percepiscono il suono. Addirittura il suono di Present Meek è così potente da far sanguinare le orecchie delle persone. L'unica nota debole di questo quirk, cioè ce n'è solamente una, infatti questa cosa mi ha stupito, è che i forti suoni non viaggiano bene sottoterra, rendendo questo quirk inefficace contro tutto ciò che è sotterraneo, o comunque da tutto ciò che è sotto alcuni strati di terra da Hizashi. E per il quirk ha anche un sistema di altoparlanti direzionali, ovvero questo dispositivo che ha al collo che gli consente di mirare a una direzione specifica, altrimenti il suono andrebbe da tutte le parti. Comunque voglio parlare di uno degli ultimi atti in cui vediamo Present Meek in azione, ovvero all'interno degli esami finali, per essere ammessi proprio al ritiro nei boschi. Infatti Koda e Jiro, quando vengono scelti contro Present Meek, inizialmente i due ragazzi, soprattutto Jiro, fanno un errore veramente molto grave. Prendono Present Meek
solo come un annunciatore, come diciamo una persona, cioè come diciamo una persona che non ha molto valore all'interno della scuola, lo sottovalutano. Questo irrita Present Meek, che tiene in modo particolare all'educazione e al rispetto verso il prossimo, e a questo punto, arrabbiato, grida proprio alla ragazza di avere un po' di rispetto, e in questo modo inizia a soffocare proprio i loro quirk, e soprattutto quello della ragazza, che comunque sia è legato al suono. Quindi qui veniamo anche a vedere che, nonostante sia molto egocentrico come personaggio, capiamo che tiene comunque all'educazione. E questa credo che sia una cosa veramente molto importante per un insegnante. Poi sappiamo come Izashi viene sconfitto, anche perché vi do questa curiosità: soffre di entomofobia. E cosa sarebbe? Una fobia specifica caratterizzata dalla eccessiva paura di una o più classi di insetti. E questa è una variante dell'apifobia, delle persone che hanno paura delle api, o comunque anche di quelle che hanno paura delle formiche o delle farfalle. Un libro addirittura afferma che il 6% di tutti gli abitanti degli Stati Uniti ha questa fobia. Quindi non è poi così grave, diciamo, ci sono molti affetti. E come abbiamo visto, appunto, Koda sa controllare gli animali e, grazie a questa fobia, riesce a sconfiggerlo. Cioè, non a sconfiggerlo, a oltrepassarlo. Ultima cosa che voglio dirvi, che ha mandato avanti Present Meek, quindi per questo lo ringrazio. Due delle mie teorie: il fatto che Present Meek è veramente una persona molto sveglia, perché all'interno di una riunione di emergenza riguardante l'attacco dei villain mirato al campo di addestramento nella saga del ritiro dei boschi, conseguente cattura di Katsuki Bakugo, Present Meek ha sottolineato come il tempo della pace, creata da All Might con le sue vittorie, li ha resi dei mollaccioni e è l'unico ad aver capito che c'è un traditore nella UA, e per questo desidera trovare l'identità di questa persona. Ma la sua teoria è stata respinta da Midnight e Snipe, ovvero il tizio che ha la pistola, che tanti mi chiedono sempre come si chiama il tizio con la pistola, Snipe, ragazzi. E niente, ragazzi, in sostanza questo è Present Meek, un personaggio veramente molto sottovalutato, che a me comunque piace. Tanti addirittura dicono che sia lui il traditore, tanti dicono invece che Kohei Horikoshi si sia totalmente dimenticato del fatto della spia, ma ragazzi, quante volte, non so, Oda con One Piece, Akira Toriyama... No, Akira Toriyama è indeficiente, però ok. Altri mangaka hanno detto, me lo ero dimenticato, e poi ti hanno fatto arrivare tutto insieme addosso, capito? Stravolgendoti la storia. Beh, tantissimi. Quindi io non credo che Horikoshi si sia veramente dimenticato della spia. Anche perché il fandom gira proprio intorno a questa teoria, non vedo l'ora di scoprire chi è. Ma comunque, ragazzi, il video finisce qui. Io spero, come al solito, che vi possa essere piaciuto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Non dimenticate di attivare la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Noi, come al solito, ci vediamo ad un prossimo video. Plus Ultra!